Giorgia Meloni ha nuovamente preso la difesa dei suoi familiari durante l'Assemblea di Fratelli d'Italia, che ha aperto il 12 settembre con la sua relazione. La premier ha commentato gli attacchi subiti, inclusi quelli rivolti alla sua sorella Arianna Meloni, recentemente nominata coordinatrice del tesseramento per il partito. Meloni ha sottolineato come negli ultimi mesi siano state lanciate campagne apparentemente scandalistiche, dossier di indagini e richieste continue di dimissioni per vari membri del partito. Ha notato che ogni dirigente è stato esaminato in cerca di criticità e la sua storia personale è stata scrutata fin dai suoi primi giorni di vita. Nonostante ciò, Meloni sostiene che gli attacchi gratuiti contro i suoi familiari alla fine hanno dimostrato solo che lei è esattamente la persona che afferma di essere. Ha aggiunto che questi attacchi si sono concentrati anche sugli organigrammi del partito, cercando di dipingere Fratelli d'Italia come un partito chiuso e familiare. La premier ha difeso sua sorella Arianna, sottolineando che è stata una militante dal giovane età e che i suoi ruoli organizzativi sono stati strumentalmente confusi. Di fronte a questi attacchi personali, Meloni ha ribadito che non risponderanno alle provocazioni, poiché sono concentrati sulla costruzione di progetti a lungo termine e sulla fornitura di una strategia per l'Italia, riacquistando l'orgoglio e la stabilità. Ha anche difeso alcune misure adottate dal suo governo, come la tassazione sugli extraprofitti delle banche, sottolineando la giustezza di tali provvedimenti. Infine, ha difeso le nomine di partito, evidenziando l'importanza di assegnare ruoli adeguati ai membri del suo partito. Iscriviti al canale.